Fa un cucuta. Allora, Maria, eccomi. Forse ci riusciamo. Dai. Allora, Rec c'è la spia rossa, vedi? No. Non vedi la spia rossa? Però appena l'ho vista, quindi vuol dire che sta registrando? Qui c'è scritto Rec. Vai, perfetto. I minuti vanno. Vai. Simone Pappalardo. Vai. Benvenuto a Giro con l'Arte. Benvenuto a Giro con l'Arte. E vai. Sei il regista di Se son rose fioriranno. Sì, sì. Chi sei innanzitutto? Ma sono io, sono Simone, una persona semplice che ama il teatro, ama vivere come la maggior parte delle persone. E mi piace il teatro, mi piace far divertire il pubblico. Questo è Simone, insomma, si diverte con poco, con molto poco. Parlaci dello spettacolo. Ma lo spettacolo è uno spettacolo bello, uno spettacolo pieno di emozioni, di misteri. Mistero? Staccato? No, attaccato, mistero. Di misteri e di sotterfugi. Quindi è uno spettacolo completo, uno spettacolo difficile perché sono quattro personaggi, quindi va lavorato in un certo modo, però diciamo che è uno spettacolo che alla fine arriverà a tutti, perché confido nei miei attori che sarà un grandissimo spettacolo. E il tema principale, a parte il mistero, cosa vuoi trasmettere? Ma voglio trasmettere la risata, voglio trasmettere l'allegria, voglio trasmettere la naturalezza dei personaggi e degli attori. Se son rose fioriranno è uno spettacolo che ha tutto questo, un mix di tutto. Ecco, questo è Se son rose fioriranno. Senti, prima ti dicevo, nell'ennesima intervista che non è stata registrata, prima ti dicevo che io sono venuta 2-3 volte e mi sono fatta un po' un'idea che il teatro sia un po' come costruire un romanzo. Sì. C'è la storia e poi ci sono i personaggi. Sì, sì. E tu dei personaggi spiegavi anche prima che devi conoscere tutto del personaggio, sì, anche non necessariamente quello che poi avviene direttamente su, cioè non deve avvenire per forza tutta la vita del, sì, personaggio. Chiaro. Perché? Beh, diciamo che la cosa che io insegno a loro è il sottotesto. Ora tu mi dirai cos'è il sottotesto. Il sottotesto è la storia prima dello spettacolo, della commedia. Perché un attore apre il copione e dice ciao come stai, lo dice perché quel ciao come stai ha una storia dietro. Quindi ecco, è raccontare quella storia dietro per arrivare poi ai giorni dello spettacolo, ai giorni della commedia. Quindi è questo, costruire tutto il prima, che non c'è, in realtà non esiste. Però un attore lo deve fare, perché se no non arriva il personaggio che deve interpretare. Esatto. Prima pure ti ho fatto un complimento, perché io sono 2-3 volte che vengo qui, all'inizio è vedere dietro le quinte, prima trovarsi in una stanza completamente svestita, ecco, vuota, con quattro tizi che ci camminano all'interno e che ogni tanto dicono qualcosa. Esatto. Poi piano piano, vedendolo più volte, tu arricchisci ogni volta dando consigli agli attori su come, sul tono della voce, su come muoversi sul palco, sul gesticolare, i movimenti. Com'è? Com'è? Hai detto bene. È quello che io dico quando si lavora sul personaggio, che il personaggio all'inizio è grezzo. Non si sa bene come nasce, come cresce, è come una parete bianca che prendi e dopo un po' cominci a metterci il colore su questa parete finché poi non arrivi al contorno, quindi crei una riga di un contorno e cominci a disegnare all'interno di questa riga finché non esce fuori il personaggio che stavamo aspettando. Quindi è proprio questo, prendo una parete, dipingerla e far uscire poi la sagoma del personaggio che il regista o l'attore, in questo caso lavorando con il regista, vuole arrivare. Ok, un'altra cosa che ho notato è la tua imparzialità, perché nello spettacolo ci saranno due attori che interpreteranno lo stesso personaggio per un problema di date, da quello che ho capito. Sì, ci sono due attori, tanto li ringrazio, a parte sono due amici e questa è la cosa più bella. E poi sono Enrico Lio e Stefano Scozzi, che fanno lo stesso personaggio, che è Alberto Verani,
che è uno dei protagonisti, un po' il furio della situazione, che è un po' il furio, sì, esatto, e loro sono bravissimi, ognuno di loro ha un carattere e devo lavorare su tutte e due. Certo, chi do meno, chi do più, cerco sempre di essere imparziale, come hai detto tu prima, perché è importante essere imparziale, perché sennò magari uno sta più avanti con la memoria, uno sta più dietro, o magari uno me lo fa meglio e uno me lo fa peggio, però comunque il risultato sarà sempre uguale e sarà sempre l'Alberto Rani che ho in testa. Poi c'è una cameriera molto timida. La cameriera molto timida, sì, che in realtà vi stupirà, è Samantha Micale. Vi stupirà perché Samantha è una persona che uscirà la sua dolcezza, il suo essere, il suo divertimento di questo spettacolo, di questa parte. Vedrete che vi stupirà. È bravo, sì. Molto bravo. L'ho notato, insomma, l'ho vista migliorare in pochissime volte che l'ho. Ho potuto comunque assistere alle prove, ho visto dei miglioramenti. E poi abbiamo una moglie un po' annoiata, interpretata, sì, da Benedetta, che è bravissima. Sì, allora, Benedetta Gravina. Benedetta è fantastica. Che poi ripeto, anche lei è una regista, perché ha messo insieme alla sua migliore amica il fantasma dell'opera, sì. E devo dire che comunque mettere su uno spettacolo da zero, non è facile. Che poi il fantasma dell'opera è preso dal cinema, sì, attenzione, sì. Quindi prendere uno spettacolo dal cinema e metterlo a teatro non è facile, quindi ci ha comunque lavorato. E quindi la cosa bella è proprio questo di Benedetta, che si butta nel contesto di fare qualsiasi cosa perché gli piace, tanta passione in tutti quanti. Sì, ha la passione sull'arte totale. Poi abbiamo visto l'ultima intervista, insomma, poi l'avete già conosciuta. E poi manca l'ultimo personaggio dello spettacolo, che è un avvocato un po' sfigato, interpretato da Alessandro Bisogni. Voglio sapere come va a finire, sappilo, Alessandro. E e com'è lavorare con lui? La domanda di riserva. No, Alessandro. Ale. Te spiccia a casa. Insomma. Ale mi spiccia a casa. No, Ale. Allora, io conosco Ale dal 2010, lui era entrato nell'associazione dove già stavo io, di una cara amica che purtroppo ora non c'è più, che è Francesca Romana Coluzzi. E abbiamo fatto, lui il suo primo spettacolo è stato Se il tempo fosse un gambero, era un principe polacco, il principe Poniatowski, e è stato buttato sul palco così, insieme a me, a fare, io feci la parte di Montesano, quindi feci la parte di Max. E me lo ricordo, lo e spettacolo. Alessandro, già si vedeva che Alessandro aveva questa passione del teatro, quindi Ale è il teatro. Devo dire che Ale è il teatro perché riesce a passare da una fase comica a una fase triste molto velocemente. E forse gli manca il cattivo. Forse gli manca il cattivo, che forse il prossimo anno forse qualcosa riusciamo a fargli fare. Ora ancora sto studiando un po' le cose, però una sorpresina per lui ci sarà. Sarà una bella sfida, secondo sì, me. Sì, sicuro. E niente, Ale, ti ripeto, Ale è una persona importante nel gruppo, è una persona importante per me, perché c'è sempre stato e ci sarà sempre. Quindi niente, questo è qua. E concludiamo. Vai. Dai, ricordaci le date. Allora, le date sono... E dove? Allora, le date sono dal 23 al 26 maggio a Via Aurelio Saliceti, che sta a Trastevere, una traversa di Viale Trastevere, e faremo lo spettacolo il giovedì, venerdì e sabato alle 9 e la domenica la pomeridiana, quindi sarà alle 18. Alle 18, perfetto. E ci potete seguire sia su Facebook, che finalmente è stata creata l'associazione, che è Associazione Teatrale Caleidoscopio. Segnatela bene e seguiteci, perché ogni giorno metto qualcosa di diverso, interviste come avete già visto, foto del dietro le quinte, insomma tutte queste cose qua. Bene, progetti futuri? Ma progetti futuri ho due o tre cose in testa, ma non so, ora non vi dico niente perché sai, per scaramanzia, però saranno due o tre spettacoli magari che vi stupiranno, insomma. A proposito di scaramanzia, che cosa si dice di solito a un attore? All'attore cosa si dice? All'attore quando si sta per una scena si dice so cazzi tua, io il dovere mio ho fatto. E a un regista invece?
Al regista non gli fai niente. Al regista glielo dicono durante l'anno. Anzi, volevo aprire una parentesi perché volevo raccontarvi un dietro le quinte di un carissimo amico, Emilio. Ah, ciao Che, Emilio, a ciao proposito, è Emilio. vero. Lui dice sempre, lui fece teatro con me tantissimi anni fa, e lui la cosa bella che mi diceva era: Simo, la cosa più bella è il dietro le quinte dello spettacolo, cioè creare lo spettacolo durante la settimana e poi portarlo in scena a fine anno. In quel momento è bello, stare tutti insieme, fare le prove, cazzarare, insomma è quello la cosa bella. Devo dire che ha ragione, C'ha ragione, sì, io testimone, guarda. eh. Sì. In giornate molto dure, diciamo così, quando sono venuta qui mi è cambiato un po' l'umore, un po' Sì. tanto l'umore, dai. E quindi grazie. Alla fine. Vabbè, allora ci vediamo questo spettacolo molto molto Ma per presto. forza, l'aspettiamo, E sappiate che la storia è bella intrecciata, diciamo così, facciamo intrecciare. intrecciata, Vai. tanto intrecciata. E io non so sto benedetto finale, mi sa che toccherà che vengo anch'io. Eh sì. Per forza, perché il finale è fatto, però se ancora non ci arriviamo è Un difficile. saluto in giro con l'arte. Ciao, Giro con l'Arte, un saluto e un grazie veramente a Concessione che ci ha dato questa grande opportunità di tutta l'intervista, che viene qua, fa le foto, Ma io mi tra diverto. virgolette, secondo me non c'è cazzo da Ma non è vero! Ma no! In realtà mi diverto tanto. Ciao! Ciao!